Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo tutorial. Vediamo come rimuovere bordi bianchi nei ritagli. E guardate, capita spesso che alle volte quando andiamo a selezionare, per esempio con questa mano, vedete, con questo sfondo bianco, poi ci troviamo aloni o bordi bianchi intorno alla selezione. Adesso andiamo a vedere, guardate, io ho creato la maschera in automatico, vedete, e abbiamo questi bordi bianchi qui intorno alla nostra mano e questi aloni. E per rimuoverli useremo un filtro poco utilizzato, ma per questo scopo direi che è perfetto. E quindi andiamo a vedere come. Creando la maschera, naturalmente è trasparente, vedete, tolgo via lo sfondo nero e ho aggiunto appunto questo livello sottostante di colore nero per vedere bene il nostro bordo e come intervenire. E useremo dei filtri. I filtri che lavorano molto bene con le maschere e le selezioni li troviamo in filtro. Andiamo qui su in alto, filtro. Poi altro e poi vedete abbiamo massimo e minimo. Chi mi segue ha già utilizzato questi filtri in quanto in qualche tutorial li ho utilizzati. Adesso però cominciamo a vedere ancora e cominciamo con massimo. Però prima guardate, dobbiamo andare qui a selezionare la nostra maschera col tasto sinistro del mouse. Poi ritorniamo in filtro, poi altro e poi vediamo con massimo. Guardate. Qui è molto semplice, avete già intuito che aumentando il raggio espandiamo la maschera. Quindi guardate, vedete, aumento e ecco qua che la maschera viene espansa. Inoltre abbiamo due logaritmi che perfezionano ancora di più la nostra maschera. E guardate la differenza, qui abbiamo mantieni spigolosità e invece abbiamo rotondità. E guardate la differenza. Vedete come abbiamo un tipo diverso di ampliamento della nostra maschera. Con spigolosità lo troviamo in caso di linee diritte e angoli, mentre rotondità lo capite da voi, in quanto in questo caso è quello che attiveremo perché ci ritroviamo curve morbide e la differenza è notevole. Quindi qui mettiamo rotondità. Inoltre guardate, se noi andiamo a spostare il raggio, vedete, possiamo spostare anche selezionando il nostro raggio e con i tasti freccia su e giù possiamo aumentare di un pixel alla volta o diminuire di un pixel alla volta. Però quello che noi adesso noi interessa invece è minimo perché dobbiamo ridurre la nostra maschera. Quindi usiamo da qui, andiamo a prendere sempre il nostro filtro, questa volta altro e minimo. Porto qui così vediamo bene. E già così, guardate, non abbiamo più il bordo bianco con un raggio di 0,5, adesso lo porto al minimo che è 0,2. Naturalmente abbiamo visto che rotondità fa al caso nostro, aumentiamo il nostro raggio e naturalmente più aumentiamo e più riduciamo la maschera. Quindi andiamo con calma, vediamo un po', qui abbiamo ancora un po' di bordo bianco, ci possiamo spostare sempre con le nostre frecce, tasto freccia in su e vedete lì, piano piano. Elimino il bordo bianco, direi che un 0,6 va benissimo. Se premiamo OK, ecco qua, vedete la nostra maschera perfetta. Ricordatevi che possiamo utilizzare il nostro filtro minimo e massimo anche con delle selezioni. Ad esempio, guardate, adesso torno indietro un attimo, vedete, proviamo a selezionare solo questa parte qui dell'angolo, quindi andiamo a prendere il nostro strumento di selezione. Quindi strumento lasso, poi seleziono solo questa parte qui, andiamo nel nostro filtro altro e poi minimo e guardate, vedete, aumentiamo per far vedere bene e diminuiamo. Quindi abbiamo praticamente applicato il nostro filtro solo nella parte selezionata. E questo può servire in molti casi perché se una selezione non è venuta uguale, perfetta in tutto il nostro contorno, possiamo utilizzare il nostro filtro e poi magari se rimane in qualche parte più bordo, selezionare quella parte di bordo e poi applicare il nostro filtro. Bene, mi sembra di avervi detto tutto, vi saluto, ci vediamo al prossimo tutorial. Arrivederci.